Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Per la rubrica A tua difesa, il titolo della puntata di oggi è Il ruolo del criminologo in Italia. Lo faremo insieme al dottor Michelangelo Monreale. Buonasera, dottor Monreale, benvenuto. Buonasera, grazie. Quindi, dottor Monreale, lei è un criminologo forense. Cosa ci può dire circa tale figura in Italia? Sì, intanto grazie per l'invito. Allora, il criminologo forense è una figura molto importante. Si sviluppa, diciamo, negli ultimi anni. Molte persone si sono interessate anche dal punto di vista televisivo. Vediamo spesso criminologi che vanno in televisione a spiegarci casi. Dal punto di vista più professionale, riguardante all'interno dei tribunali, il criminologo forense deve dare la sua impronta in quello che riguarda la scena del delitto. La scena del delitto che spesso praticamente viene inquinata dagli operatori che entrano all'inizio, magari possiamo pensare al 118, quindi agli operatori del pronto soccorso oppure alle forze dell'ordine, e quindi l'importante è quello di andare a ricostruire tutti gli elementi che possono essere di varia tipologia. Inoltre è importante per il criminologo andare a vedere tutti i rapporti sociologici, psicologici e andare a capire attraverso un profiler, quindi attraverso un'analisi dell'ipotetico criminale chi possa essere, aiutare quindi gli operatori del diritto, che sono gli avvocati, nella scoperta, diciamo, del crimine o del criminale. Perché, dottor Monreale, è importante il ruolo del criminologo ed esistono varie subcategorie di questa figura? Allora, il ruolo del criminologo è importante per collegarmi a quello che ho detto poc'anzi, proprio per il fatto che l'operatore del diritto, che spesso sono gli avvocati, si concentrano molte volte su tutto quello che riguarda il codice penale, quindi il diritto, e quindi molte volte dimenticano le sfaccettature e la ricostruzione di tutta la storia del crimine. Quindi noi cerchiamo di andare a ricostruire la storia passata, presente e futura, andando a collegare vari elementi che vengono dalla psicologia, dalla sociologia, tant'è che dobbiamo ricordare che la criminologia è più una competenza in Italia, tant'è che non abbiamo un albo, abbiamo una competenza multisettoriale che può arrivare praticamente da varie sfaccettature. Quindi è molto importante in Italia e ci sono vari tipi di criminologi. C'è il criminologo clinico, che è quello che prende la sua funzione soprattutto all'interno delle carceri, perché il criminologo clinico valuta la pericolosità del reo e decide o può decidere, consigliare al perito peritorum, che è il giudice, in base alle proprie analisi fatte all'interno delle carceri. Poi c'è il criminologo investigativo, che è colui che investiga, lo dice la parola stessa, e il criminologo forense, che è colui che attraverso una diagnosi psichiatrica, psicologica, sociologica, attraverso le varie branche, che comunque deve sempre rispettare. Un criminologo, ripeto, ha le competenze, ma non per andare a cadere, per esempio, nell'ambito della psichiatria, nell'ambito di alcuni aspetti che sono dell'albo, ma deve fare un'analisi, dopo aver tutti i dati dei vari professionisti, deve fare un'analisi totale, multisettoriale, e dare la sua opinione al riguardo rispetto al quesito che può essere dato o dal giudice se sei perito, o praticamente dal consulente di parte se sei stato chiamato da qualche cliente. Beh, devo dire veramente interessante. Ci parli per favore della sua formazione, di che cosa si occupa e quali sono i suoi obiettivi? Sì, allora io nasco, diciamo che mi iscrivo a giurisprudenza a Bologna, faccio i primi 2 anni, poi decido di cambiare perché mi appassionava l'ambito criminologico. Per questo motivo mi laureo magistralmente in criminologia con 110, sono anche un laureando in sociologia e criminologia presso l'Università di Chieti. Inoltre sono responsabile a Bagheria, in provincia di Palermo, della Forensics Academy, che è un'accademia forense, e master di secondo livello in criminologia clinica all'Università di Sant'Orsola Benincasa a Napoli. A fine anno cercherò di acquisire la norma unica, una nuova norma che specializza, diciamo, i criminologi, diciamo, sostituisce in un certo senso l'albo, praticamente per il riconoscimento del criminologo specializzato. Attualmente mi occupo di vari casi che mi sono stati designati dai clienti, e quindi sto cercando, attraverso un'equipe di avvocati, di consulenti che conosco nel mio territorio, di andare a fondo per cercare di risolvere questi casi, entrare in un ambito che è molto particolare, perché la criminologia è una nicchia particolare in cui, diciamo, non è facile entrare, quindi sto cercando di farmi spazio, diciamo, essendo molto giovane, tra i grandi di questo settore.
Complimenti, dottor Monreale. Per concludere, ci sono dei consigli per chi vuole diventare criminologo? Sicuramente il mio consiglio è quello di studiare tanto e innanzitutto prendere una laurea che possa essere in medicina, in sociologia, in psicologia, perché proprio per tornare a quello che dicevo nelle prime domande, è una competenza la criminologia, non c'è un albo. Quindi, per prima cosa, dobbiamo avere una base, che è quella delle materie che ho detto poc'anzi. Successivamente, attraverso vari studi, che possono essere master accademici, possono essere master universitari, attraverso una propria specializzazione, andare a studiare tutte le multicompetenze che servono per diventare criminologo. Quindi, avere una base ben costruita attraverso una laurea. Ripeto, in sociologia, psicologia, medicina, queste sono quelle più indicate, e successivamente andarsi a specializzare in criminologia attraverso i vari corsi che più ci interessano e che più vogliamo fare. Benissimo, dottor Morreale, io la ringrazio moltissimo per essere stato qui e grazie per questi consigli per i più giovani che magari vogliono intraprendere questa professione, questa carriera. Io Grazie e a presto. ringrazio voi per la disponibilità, a presto. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale autodifesa365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.